Buongiorno amici di Mysterium, oggi vi parliamo di un posto che abbiamo già visitato. Un luogo del quale vi abbiamo già parlato, un luogo di cui abbiamo svelato segreti incredibili. Quindi perché parlarne ancora, ci chiederete? Perché il 1 aprile del 2013 il TG3 regionale della Lombardia ha mandato in onda un servizio. Vediamone insieme qualche stralcio e, nonostante la data scelta, non si tratta certamente di uno scherzo. Tra gli anni 60 e 70 doveva diventare un parco divertimenti, ma da oltre 30 anni questo è ciò che rimane di Consonno. Un centro commerciale dall'architettura improbabile, un hotel, la pagoda, edifici ormai fatiscenti e devastati dai vandali. Il nuovo piano territoriale di Olginate, il comune da cui dipende Consonno, prevede l'abbattimento di tutti gli edifici. Avete sentito? Abbattimento di tutti gli edifici, ma come mai tutta questa fretta? Perché questa furia distruttrice? Credo che sia ovvio. Già anni fa ne avevamo accennato. Ugo Volante era stato chiaro. La CIA inoltre si stava interessando alla zona di Consonno. La CIA? Volete dire che dietro il progetto di demolizione sistematica di Consonno c'è lo zampino della CIA? Incredibile! E sicuramente quello è uno dei motivi, anche se non il principale. Però forse è meglio se lascio la parola a uno più esperto di me nel campo complottistico. Salve! Effettivamente dietro a questa repentina decisione del comune di Olginate non può che esserci la CIA. Ah, la CIA! Ma ne è sicuro? Certamente, la decadenza di Consonno è stata accurutamente pianificata dall'intelligenza americana, così come la sua prossima e definitiva distruzione. Ma qual è la sua fonte? Come può affermare delle cose così gravi? Ha delle prove? Ovviamente, le mie fonti sono riservate, non posso certo rivelarvele. Dai, su, faccia il bravino, ci dica qualcosa, no? Non posso! È una questione di serietà professionale. Uff, guardi che poi la fornitura del prodotto di riferimento non sarà così, immediata. Ah, no, vabbè, ve lo dico, però non ditelo in giro, altrimenti io perdo di credibilità. Ci mancherebbe. Tanto non è che Mysterium lo guardino in molti, siamo un programma scomodo, un programma di nicchia. Dovete sapere che ho un parente che abita da quelle parti. Parente stretto? È un mio cognato gemello. Era stato intervistato nel corso della prima puntata di Mysterium. Si chiama Gianni Bernasconi, un noto sommelier dilettante. Ricordo benissimo quell'intervista. La mandiamo interamente per i nostri spettatori più smemorati. Sì, sì, me li ricordo gli UFO, li vedevi volare a zigo zago nel cielo. E a me una volta mi ha ciappa su. E poi mi ha sbisacchi al braccio, poi mi ha addormentato, ma va a fare gli esami. Poi mi sono svegliato là nel fosso, là vicino all'osteria del Gino. Insomma, rapimenti alieni, esperimenti genetici, cattiverie gratuite. Gian Gianni mi ha detto che un vicino di casa della sua prozia ha saputo dalla fruttivendola di Oggiono che la CIA voleva radere al suolo tutto. Ma per quale motivo? Beh, per le motivazioni forse è meglio se lascio la parola ad un mio collega, più ferrato in campo alienante. Gli atterraggi UFO stanno riprendendo. Minchia? Oh. Veramente? Certo, dopo aver visto la prima puntata di Mysterium, gli UFO hanno deciso di riutilizzare Consonno come base di atterraggio.
E come mai? Anche se in fondo già una parte di risposta c'è, perché vuol dire che hanno guardato la nostra trasmissione, che quindi piace anche nello spazio interstellare, e questa cosa non mi dispiace sostanzialmente. Il mio ego certo si espande, però nello stesso tempo devo dire che è interessante, molto interessante. Con la decadenza di Consonno il paesino era ormai spopolato, non ci andava più nessuno. Però dopo la puntata di Mysterium, flotte di turisti dell'occulto si sono riversate nelle decadenti stradine di Consonno. E quindi, anche se, nel senso, evidentemente noi abbiamo dato un'importanza incredibile a quel posto. Però sentiamo le cose. Adesso gli UFI possono rapire un sacco di gente per i loro esperimenti. E quindi la CIA vuole impedire tutto questo? Più che altro vuole insabbiare il tutto e continuare a detenere il record per la sparizione di persone. Tra l'altro, da qualche anno è sparito mio cugino Ugo. Si parla di un rapimento alieno, ma io sono sicuro che è stata la CIA a farlo sparire. Ha parlato troppo. Ne è sicuro, no? Perché sto pensando anch'io. Mi è arrivata una bolletta del gas estremamente alta. Sarà stata vicino. Sicurissimo. L'hanno rapito loro e lo tengono prigioniero nel seminterrato di un discount di armi di distruzione di massa in Nebraska. Ma perché non fa qualcosa? Perché non si rivolge all'autorità? E soprattutto perché non difende me come persona fisica? Perché mi sto cominciando a preoccupare. A parte il fatto che le autorità non fanno un bel niente. Ecco, appunto. E poi troppo sbatti. Il Nebraska è grande ed è pieno di discount, di armi di distruzione di massa. Valla a trovare. E poi sabato c'è il concerto dei Carcass. Bella. Incredibile, vero? Incredibile, sì. La situazione si sta facendo pericolosa. Comunque, penso, E poi non finisce mica qui. Il nostro antropologo di fiducia aveva accennato anche ad altri misteri. UFO e CIA non sono le uniche entità che infestano Consonno. Ah, intende forse dire che l'altra ragione per cui Consonno sta per essere distrutto è il famigerato fantasma scoperto dai turisti tedeschi. È incredibile. Siamo stati ancora noi a far vedere al mondo quel terribile fantasma. Guarda che bella! Ah, montagne italiane! Ah, sì. Ah, guarda casa! Casa bellissima! Una lasagna! Oh! Oh, cos'è? Cos'è? Paus! Esattamente. Il fantasma di Consonno continua ad infestare quei luoghi. E la Proloco non può tollerare tali ingerenze ultraterrene. E qui anch'io divento curioso e vi chiedo, cosa hanno fatto quelli della Proloco? Sapendo dell'interesse della CIA, hanno telefonato all'agenzia americana per richiedere un bombardamento a tappeto di tutta la zona. Ah, sembra una soluzione un po' cruenta. Non ci sarebbe un altro modo per risolvere la cosa? Il fantasma non se ne va. Hanno provato con i classici esorcismi a distanza, ma senza ottenere alcun risultato. E poi vogliono costruire un outlet di maglioncini e scarpe. Ah beh, di fronte al progresso non possiamo che chinare il capo. Ma forse, amici di Mysterium, possiamo magari fornirvi un ultimo scoop prima della definitiva scomparsa di Consonno. Possiamo portare le nostre telecamere nel cimitero del piccolo ex paesino. Certo, alla ricerca della tomba del fantasma consonnico. Bene, andiamo. Consonno, siamo tornati ancora una volta in questo misterioso paesino. Incredibile, vero? Eccoci di ritorno in un posto che noi di Mysterium conosciamo bene, Consonno. È il luogo, infatti, dove è iniziato tutto. Sono iniziate le nostre indagini del mistero. Oggi approfondiremo degli aspetti ancora più inquietanti del luogo.
Dopo 3 anni di assenza, i nostri indagatori dei misteri misteriosi ripercorrono luoghi già noti. Cosa scopriranno questa volta? Conosciamo bene questi luoghi. Li abbiamo visitati e esplorati attentamente in una puntata dedicata. Ma oggi abbiamo il compito di trovare nuovi misteri. Infatti, ci recheremo al cimitero di Consonno. Questo posto rimane sempre legato a un'area di inquietudine. Immagini terrificanti lo contornano. Non si sa cosa potrà accadere. Non si sa nulla. Sappiamo già del faro Minareto, della casa abitata del fantasma pure, ma questa volta andremo dove non eravamo mai stati. Siamo in un punto ottimale. Sulla mia destra c'è il minareto, che conosciamo molto bene. Mentre sulla mia sinistra si intravede già il cimitero che andremo a visitare. Eccoci finalmente arrivati al cimitero dopo una ardua e difficoltosissima camminata. È un cimitero che mette paura. Fortunatamente siamo arrivati di giorno, ma io in questa struttura non penso di riuscire a entrare. Passerò il testimone al nostro cultologo di fiducia. Tra le antiche tombe regna una flebile quiete. Sembra quasi di sentire la presenza delle anime che qui riposano in pace. Non sappiamo però se questa pace sia eterna o magari di più breve durata. Posso comprendere la paura di Enrico Baldo. Questo cimitero fa veramente paura. Andiamo a esplorare le tombe. Andiamo. Guardate questa tomba, guardate il viso di questa persona, non vi ricordo qualcuno, Tazio Nappionicus Junior, sembra realmente il clone di Tazio Nappioni, il famigerato Tazio Nappioni che tanto ha infestato queste zone del nord Italia. E poi guardate la data, c'è solo la data di nascita, 6-6 del 1906, manca la data di morte, è una tomba senza la data di morte. Ma cosa? Cosa sta succedendo? Mi dà lontananza. Ragazzi, è stata un'esperienza terribile. Abbiamo visto un fantasma etereo e malvagio. E ora ritorniamo alla base per razionalizzare e dare forse un senso a quello che abbiamo visto e vissuto. Cosa ci può dire in merito a questa terribile esperienza? Ci illumini. Come già avevamo avuto modo di scoprire, il fantasma di Consonno è un fantasma piuttosto tenace, resistente. Non lo si riesce a sfrattare, nonostante le numerose ingiunzioni. Mancava la data di morte sulla lapide. Come mai? Sono i fantasmi peggiori quelli dei non morti, più coriaci e fetenti. C'è però da dire che Tatius Nappionicus Junior dovrebbe essere molto anziano, vista la sua data di nascita. Beh, l'importante è sentirsi giovani dentro, e soprattutto fantasmi dentro. E visto che mi fa notare la data di nascita, non posso non rimarcare la sinistra ricorrenza del numero 6, che viene ripetuto per ben 3 volte. 666, il fatidico numero della bestia. Esatto, siamo sicuramente in presenza dell'Anticristo, per questo manca la data di morte. L'Anticristo è eterno e la data di nascita è sicuramente simbolica. Incredibile, vero, eh? Anche questa volta vi abbiamo stupito, eh? Questa volta, infatti, il mistero vi ha portato sulla tomba addirittura dell'Anticristo. Tutto questo senza nemmeno l'ombra di uno sposo. Alla prossima, amici, e un saluto a voi, alieni.